Allora, oggi andremo a lavorare insieme questa bellissima e facilissima mattonellina che ci servirà, come potete vedere, poi per decorare una nostra borsa in juta. È un progetto facilissimo, adatto a chiunque, anche a chi è alle prime armi. Basta seguire passo passo il tutorial. Vedrete che dopo i primi giri o le prime mattonelle vi ricorderete poi lo schema a memoria per poterla lavorare e realizzare. Io la lavorerò in questo color sabbia, ma voi potreste utilizzare tantissimi dei nostri colori per poter realizzare questa bellissima mattonella. Quindi vi dico già che il filato è estate, un 50 grammi per 127 metri e io lavorerò con il mio uncinetto numero 3,5. Vedete? E poi dopo utilizzerò una base, vi faccio già vedere una base in juta, io ho già preparato tutta la sequenza di mattonelle, una base in juta dove andrò poi ad applicare sopra le mie mattonelle. In descrizione ovviamente trovate anche le misure della borsa e poi dopo vi dirò anche quanto misura ogni mattonella che andremo ad applicare sulla nostra borsetta. Quindi ora iniziamo a produrre la mattonellina. Allora, io avvierò, abbiamo detto il tutto con l'uncinetto numero 3,5. Potete o avviare il lavoro con il cerchio magico o con il cappietto perché lavorerete con le catenelle. Io preferisco lavorare con le catenelle, quindi cappietto, avvio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, che andrò a chiudere in cerchio qui. Vedete, con un punto bassissimo, così avrò creato la mia asolina centrale. Ora qui salgo con 3 catenelle, che queste 3 catenelle rappresenteranno già la prima maglia di inizio lavoro. Poi al centro, vedete, ho allargato l'asolina, andrò a lavorare altre 15 maglie alte. Questo significa che più le 3 catenelle iniziali avremo 16 punti. Ok? Quindi ora lavoreremo 15 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maglie alte. Ok, ora 15 maglie alte più le 3 catenelle dobbiamo avere sul nostro, nella nostra asolina 16 punti, quindi siamo a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfetto, il conto torna, quindi possiamo chiudere nella terza catenella con un punto bassissimo. Ok, punto l'uncinetto e tiro su. Ora da qui di nuovo 3 catenelle, quindi una, due e tre che rappresentano sempre la nostra prima maglia di inizio lavoro, più andremo a lavorare una catenella ora perché diamo uno spazio tra un punto e l'altro, quindi sono 4 catenelle in questo caso. Poi subito nel punto successivo andremo a lavorare di nuovo una maglia alta, quindi questo significa che se avevamo 16 punti sottostanti, anche ora avremo 16 punti, però intervallati ora da una catenella. Quindi maglia alta, una catenella e vado nel punto sottostante, vedete? Quindi di nuovo catenella, punto sottostante. Catenella, punto sottostante con una maglia alta. Quindi riepilogando, partiamo con
4 maglie alte, quindi 3 catenelle per girare più una maglia alta che rappresentano già una catenella, perdonatemi, che rappresentano già una prima maglia alta. Subito nel punto sottostante vado a lavorare una maglia alta e una catenella. Punto successivo una maglia alta, una catenella. Punto successivo una maglia alta, una catenella e ora così farò fino alla fine e in totale abbiamo detto dovranno sempre essere 16 maglie alte. Ok, quindi ora continuiamo fino alla fine a ripetere una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ora continuate così. Fino alla fine. Ora contiamo un attimo i punti. Allora, andiamoci a contare i punti. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfetto, ci torna di nuovo la lavorazione. Opla. Quindi possiamo andare avanti col prossimo giro. Quindi, ora, sempre una catenella e vado a chiudere sempre nella terza maglia, nella terza catenella di inizio lavoro. E tiro. E ho chiuso così il mio cerchio, quindi abbiamo completato così facendo anche questo giro. Ora risalgo con le mie 3 famose catenelle, quindi una e due e tre, che rappresentano sempre una maglia. Poi, ora cosa faccio? Vado al centro dell'archetto qui e andrò a lavorare 2 maglie alte, quindi una e due, poi ancora una maglia alta sulla maglia alta, quindi qui ancora una maglia alta. Quindi riepiloghiamo. Ci alziamo con le nostre 3 catenelle di inizio lavoro, poi al centro dell'archetto ripeterò le 2 maglie alte e sulla maglia alta vado a lavorare una maglia alta. E ora la sequenza è la stessa fino alla fine. Quindi archetto 2 maglie alte, quindi una e due. Punto alto, maglia alta. Ancora, una e due e poi maglia alta. Ancora una e due e poi maglia alta sulla maglia alta. Quindi nell'archetto andremo a lavorare 2 maglie alte. Sulla maglia alta andremo a lavorare una maglia alta. Ora così completeremo tutto il nostro giro, ricordandoci di lavorare 2 maglie alte all'interno del nostro archetto, quindi una e due, e poi una maglia alta sulla maglia alta. Ok? Una e due. Poi una maglia alta. Ok, ora continuate così e ci vediamo non appena dobbiamo iniziare il prossimo giro. Ecco qua, sono alla fine, vedete, abbiamo l'ultimo archetto, quindi qui ancora una e due. La maglia alta è rappresentata in questo caso dalle 3 catenelle iniziali. E ora vado di nuovo qui nelle mie 3 catenelle, punto bassissimo. E tiro il filo e abbiamo fatto anche questo giro. Ora si ripeterà la lavorazione traforata, quindi andremo a salire con 5 catenelle perché ora andremo a formare in pratica il quadrato. In particolare vi faccio vedere, la mattonella nasce
tonda, ok? Quindi partiamo con una base tonda e dopo poi andremo a creare i quattro angoli che corrisponderanno al nostro quadrato, che ci permetteranno di farla diventare quadrata dal tondo. Ora noi questo andremo a fare, andremo a creare le catenelle che ci permetteranno poi di lavorare i quattro angoli più i laterali e lo faremo insieme. Quindi ora risaliamo con le nostre 5 famose catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, quindi diciamo che questo è il nostro già primo angolo. Poi puntiamo l'uncinetto qui dove abbiamo, ora andiamo a lavorare dove stanno le maglie alte che corrispondono alla maglia alta sottostante, quindi salto 1, salto 2, nel terzo punto basso. Poi lavorerò 2 catenelle, una e due, e punto di nuovo qui, vedete dove ho la maglia che corrisponde alla maglia sottostante, quindi salto 1, salto 2 nel terzo, maglia bassa, poi ancora 3 catenelle, 2 e 3, vado qui, salto 1, salto 2 nel terzo, punto basso, ancora 1 e 2, salto 1, salto 2 nel terzo, punto basso, e la sequenza sarà la seguente, cioè 5 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa e si riparte con le 5 catenelle. Quindi ripetiamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Saltate sempre i due punti sottostanti e andate a lavorare nel terzo con una maglia bassa, poi una e due e andiamo nel terzo punto, maglia bassa. Ora 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, salto 1, salto 2, vado nel terzo e punto basso. Ora 2 catenelle, 1 e 2 e vado qui, punto basso. E ora 5, ok? Perché abbiamo ripetuto la sequenza. 5 archetti, 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle e si ripete con le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. E si ritorna nel terzo punto, maglia bassa, poi una e due catenelle, poi vado di nuovo a puntare, oh, qua ho sbagliato, non ho correttamente saltato, salto 1, salto 2, vado qua, ok, poi 1, 2, vedete perché qui ho le 5, 2 e ritorno qui e lavoro il punto basso, poi 1, 2 e 3 e ritorno qui e lavoro il punto basso. 1 e 2 e ritorno qui e lavoro il punto basso. In pratica, anche non contando, vedete, io seguo la linea delle maglie alte, così se pure avete sbagliato facendo una maglia in più, riuscite a regolarvi. Allora, abbiamo lavorato 5 catenelle, 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle, si riparte 2, 3, 4 e 5. Vado qua, punto basso. Ora 1 e 2, vado qua e punto basso. 1, 2 e 3, vado qua, punto basso. E ora farò così fino alla fine. 1 e 2, vado qua e punto basso. E abbiamo completato la lavorazione. Vedete? Siamo di nuovo all'inizio dove abbiamo i 5 punti. Quindi ora qui andremo a lavorare. Abbiamo lavorato i vuoti e ora ritorneremo a lavorare i punti pieni che saranno caratterizzati, come vedete, nell'angolo da maglie alte, archetto e maglie alte. Quindi lavoreremo in pratica 5 maglie alte, 3 catenelle, 5 maglie alte, poi faremo una maglia bassa, vedete qui, poi qui abbiamo 5 maglie alte, maglia bassa, 5 maglie alte di nuovo. Con le nostre 3 catenelle. Quindi ora lavoriamo insieme, vi faccio vedere che così è spiegato meglio. Allora, siamo qui, ritorniamo al nostro centro. Ritorniamo qui. Punto bassissimo e risalgo con le mie 3 catenelle famose, 2 e 3. Poi 4 maglie alte, 1, 2, 3. E 4 maglie alte le abbiamo fatte, poi 3 catenelle, 1, 2,
2 e 3. Questo è il primo angolo, Poi ancora 5 maglie alte. Una, due, e 5. Ok? Così ho realizzato il primo angolino, questo qua. Questo abbiamo fatto ora, vedete? Poi, dopo aver lavorato le nostre 5 maglie alte, ora proseguiamo qui nell'archetto dove ho le 2 catenelle con un punto basso. Poi, qui dove ho gli archetti di 3 catenelle, lavoro di nuovo 5 maglie alte, quindi una, due, 3, 5. Poi qui dove ho l'archetto di 2, maglia bassa. Poi ritorno qui a lavorare di nuovo le mie maglie alte, quindi sono di nuovo a creare l'angolo, diventano di nuovo 2, 3, 4 e 5. Vedete? Ora sto ripetendo in pratica lo stesso archetto che ho da questo lato qua. 3 le mie catenelle e di nuovo 5 maglie alte. Una, due, e 5. Voilà. E abbiamo realizzato il secondo angolino, vedete? 1 e 2, così facendo sta diventando quadrata la nostra mattonella. Ora abbiamo detto dove ho il gruppo di 2 catenelle, maglia bassa, dove ho il gruppo di 3 catenelle, 5 maglie alte, quindi una, due, tre, e 5. Ora di nuovo gruppo di 2 catenelle, maglia bassa, gruppo di 5 maglie, dobbiamo fare l'altro angolo, quindi saranno 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, 2 catenelle e 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4 e 5. Ecco qua. E abbiamo realizzato anche il terzo angolino. Vedete? 1, 2 e 3. Quindi abbiamo detto i 3 lati li stiamo completando. Ora qui ho 2 catenelle, quindi lavoro una maglia bassa. Ho 3 catenelle, quindi vado a lavorarmi le 5 maglie alte. Quindi una, due, 3, 4 e 5. Qui ho una maglia, ho le 2 catenelle, quindi va una sola maglia bassa. E poi qui ho di nuovo le 5 catenelle e quindi creerò il mio ultimo angolo in questo caso, quindi di nuovo 5 maglie alte, una, due, 3, 4, 5, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 5 ancora all'interno della stessa asolina, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Voilà, ultimo angolo, vedete? Realizzato. Ora andremo a replicare i punti qui. Vedete com'è bella quando inizia a prendere forma? Poi maglia bassa, qui 3 punti, quindi abbiamo le 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e 5. Voilà. Poi ancora qui abbiamo le 2
Asoline, quindi è un punto basso. A questo punto io chiuderò qui nelle 3 catenelle con un punto bassissimo, ovviamente perché dobbiamo unire la lavorazione. Ok? Ecco qua, è completata anche con i 4 angoli. Ora andiamo a lavorare il punto successivo. Se ora abbiamo lavorato punti pieni, il punto successivo sarà realizzato con dei punti vuoti. Come potete vedere, la logica è quella di alternare dei punti pieni a punti poi vuoti per poter realizzare man mano la grandezza della nostra mattonella. Un altro trucchetto potrebbe essere, se per voi è troppo grande, cioè o meglio troppo larga la mattonella, di lavorare magari con delle mezze maglie alte, così vi viene un pochino più stretta se la volete più piccolina. Detto ciò, ora iniziamo il prossimo giro insieme. Allora, io ora per poter iniziare correttamente il prossimo giro seguirò semplicemente delle maglie bassissime qui per posizionarmi nell'angolo perché ho bisogno di partire da qui e non mi va di tagliare il filo, quindi farò così, guardate, punto bassissimo e punto bassissimo, ok? Così facendo posso ora iniziare il mio giro dall'angolo perché ho necessità di farlo partire da qui. Cosa faccio ora? Maglia bassa all'interno dell'archetto, vedete, dell'angolo, sono già qui, 3 catenelle, una, due e tre, e di nuovo una maglia bassa. Ok? Quindi nell'archetto saranno sempre lavorate una maglia bassa con 3 catenelle ed una maglia bassa. Ora 5 catenelle, una, due, tre, 4 e 5. Cosa faccio? Dove ho il mio punto basso, vado a caricare un punto alto qui. Ok? Quindi 5 catenelle e una maglia alta nel punto basso sottostante. Ora 3 catenelle, una, due e tre, vedete, 3 catenelle e ora vado a lavorare un punto basso qui nella terza maglia sottostante. Ok, del gruppetto di 5 maglie alte che avevamo, quindi qui io lavoro un punto basso, quindi riepiloghiamo, partiamo dal centro, lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, poi 5 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, un punto basso e ora ripetiamo la lavorazione con 3 catenelle e poi sulla maglia bassa un punto alto. Vedete come si ripete? È una sequenza in pratica. 5 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta. Ora saranno 5 le catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a lavorare all'interno dell'archetto una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Vedete? Poi ancora 5 catenelle, si ripete, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Poi ho il punto basso, vado a lavorare la maglia alta. Poi saranno 3 le catenelle, 1, 2 e 3. Al centro della maglia vado a lavorare un punto basso, poi 3 catenelle e una maglia alta sul punto basso. E ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Nell'archetto ripeterò maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa. Poi di nuovo, vedete la sequenza? Si è ripetuta. Quindi archetto, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle e si ripete l'archetto. Ora di nuovo facciamolo ancora insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Maglia alta sul punto basso. Poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia bassa sulla terza maglia alta sottostante, 3 catenelle e una maglia alta sul punto basso e ancora 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ripeto al centro dell'archetto, punto basso, 3 catenelle e punto basso. Ancora
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, perché vado a girare il mio lavoro. Quindi maglia alta sul punto basso. Poi sono 3 le catenelle, quindi 1, 2 e 3. Al centro qui lavoro un punto basso. Ancora, oppila, 1, 2 e 3. Maglia alta sul punto basso. E voilà. E 5 catenelle, 1, 2 e 3. Ovviamente ora abbiamo chiuso la nostra lavorazione perché questo è l'ultimo angolo. Abbiamo lavorato tutti e quattro gli angoli insieme, come potete vedere. Quindi io qui vado a chiudere, opla, vado a chiudere qui sul punto basso con un punto bassissimo. Ok, ora si riparte qui dal centro dove eravamo prima posizionati. E ora al centro io che faccio? Tiro su con un punto bassissimo 3 catenelle, 1, 2 e 3, perché ora saranno lavorati i punti pieni della nostra lavorazione. Quindi abbiamo detto 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno della stessa solina vado a lavorare ancora 2 maglie alte, 1 e 2, e 2 catenelle, 1 e 2, stiamo lavorando sempre l'angolo, e poi 3 maglie alte, sempre nella stessa asolina. Quindi questo è il primo angolo. Allora, quindi l'angolo è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Primo giro ovviamente è composto dalle 3 catenelle. Punto successivo dove abbiamo i nostri 5 catenelle saranno lavorate 5 maglie alte all'interno dell'archetto. Quindi 2, 3, 4 e 5. Archetto stretto da 3, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Archetto stretto da 3, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Archetto largo da 5, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo al centro, quindi possiamo dire che la sequenza è la seguente: 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 5 maglie alte dove abbiamo l'archetto da 5, 3 maglie alte dove abbiamo l'archetto da 3, 3 maglie alte dove abbiamo l'archetto da 3, 5 maglie alte dove abbiamo l'archetto da 5. Poi siamo nell'angolo e nell'angolo saranno ripetute 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle. E 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete? E così abbiamo fatto il primo lato e andranno ripetuti ovviamente tutti e quattro lati nel seguente modo. Quindi ora riprendiamo a lavorare i punti pieni nei nostri archetti come abbiamo fatto per il primo lato. Quindi da qui andremo a lavorare 5 maglie alte nell'archetto di 5 catenelle, 3, 4 e 5. Poi archetto da 3, 3 catenelle, quindi 3 maglie alte, archetto da 3, 3 maglie alte. Archetto da 5, 5 maglie alte. E ora siamo di nuovo nell'angolo 2, 4 e 1, 5. Ora angolino, quindi siamo qui dove abbiamo la nostra maglia bassa e le catenelle, andiamo nell'archetto dell'angolino e ripetiamo di nuovo le nostre 5 maglie alte, 2, 3. Perdonatemi, 3 maglie alte e 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo archetto da 5, 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Archetto da 3, 3 maglie alte.
archetto da 3 maglie alte, archetto da 5 maglie alte. Di nuovo nell'angolino, ok? Vedete come prende forma? Ricordiamoci sempre, l'archetto è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, poi 5 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 5 maglie alte. Ultimo, ma non ultimo, archetto. Andiamo qui, opla. Andiamo qui, una maglia alta, 2. 3, 1 e 2 e di nuovo 3, 1 e 2 e ultima 3. Poi abbiamo il gruppo di 5 catenelle, quindi andiamo a fare le nostre 5 maglie alte. Tre maglie alte, ancora 3 maglie alte. Cinque maglie alte. Poi dovremo a questo punto chiudere il punto 2, 4 e 5. Vedete? E chiudiamo nella terza catenella sempre con un punto bassissimo. Allora, ora lo schema si chiuderebbe, diciamo così, con quest'ultimo giro, ma poiché per me è piccola la mattonella, quindi io andrò a lavorare ancora un ulteriore giro perché mi serve un pochino più larga. Vi dico qui, vi do le misure, vi faccio vedere, vedete? 13 centimetri, siamo quasi a 13 centimetri. Ovviamente è ancora tutta bella maltrattata, però in termini di centimetri siamo lì. Quindi, essendo un quadrato, è 13 per 13. A me serve ancora un pochino di spazio in più perché la mia borsa è da 30, quindi devo aumentare un po' il margine. E cosa faccio ora? Andrò a lavorare ancora un ulteriore giro alla mattonella. Questo lo potreste fare con maglia bassa, maglia alta, maglia mezza alta, dipende a voi quanti altri centimetri poi occorrono nel laterale. Per quanto riguarda me, avendo già fatto, vedete, tutte le altre, con un giro di maglia alta io raggiungo tranquillamente la larghezza che mi occorre. Quindi ora andrò ad aumentare ancora di un giro di maglia alta e lo facciamo nel seguente modo. Come prima ci posizioniamo verso il centro, ok? Ci riportiamo sempre al centro per poter iniziare il lavoro e saliamo con le nostre 3 catenelle più una che rappresenta lo stacco tra le 2 maglie alte. Poi al centro vado a lavorare una maglia alta, quindi in questo caso nell'archetto sono solo 2 maglie alte. Poi ogni punto sottostante andrò a lavorare una maglia alta così come si presentano, ok? Quindi una maglia alta, una maglia alta, fino ad arrivare di nuovo a lavorare poi al centro dell'angolino una maglia alta e le catenelle, poi di nuovo la maglia alta, una catenella e una maglia alta. In questo caso io sto semplicemente creando un margine un po' più largo per la mia mattonellina. Ora arriverò fino all'angolino e lo lavoreremo poi insieme, vediamo come. Andremo di nuovo a fare il punto di margine, il punto d'angolo. Allora, ci siamo quasi. Allora, vedete, per ogni maglia sottostante io sto lavorando un punto alto. Sono qui nell'angolo. Quindi arrivata qui, io vado qui nel centro. Maglia alta, una catenella e una maglia alta. Giro la mattonellina e già nel punto sottostante vado a lavorare la mia maglia alta e
e poi maglia alta per tutti i punti che si presentano. Quindi per ogni punto lavorato sottostante andrò a replicare una maglia alta. Ok? E così facendo me la sto allargando la mattonellina. Vedete? Aumento semplicemente qui nell'angolo. Ora continuiamo fino all'angolo, così lo lavoriamo di nuovo insieme. Possiamo dire di aver lavorato la mattonellina passo passo. Voilà, ora qui di nuovo al centro, maglia alta, una catenella e maglia alta. Giro il lavoro e subito vado a lavorare per ogni punto sottostante una maglia alta. E ora continuo così fino alla fine. Quindi magari ora vado un po' avanti e lavoriamo insieme l'ultimo angolo così da ripetere l'aumento, insomma, il lavoro che facciamo nel nostro angolino. Così fissiamo anche questo passaggio qui bene bene. Vedete come cresce? Vedete, ho lavorato tutti i punti, ora devo lavorarmi di nuovo l'angolo e faccio così, prendo il filo. Vado al centro, una maglia alta, una catenella e una maglia alta e ho lavorato così facendo l'angolino. Poi per ogni punto sottostante ripeto i miei punti alti fino alla fine, che poi andremo a chiudere sempre con il solito punto bassissimo, quindi poi ci ritroviamo a chiudere le maglie. Voilà. Quindi ora continuiamo fino a quando non arriviamo all'ultimo punto e poi chiuderemo insieme perché vi faccio vedere come mi tiro la maglia per la chiusura sul retro del lavoro. Dove sono gli ultimi punti? Li facciamo insieme. Ci siamo quasi. E 3, voilà. Qua è 1 2. Ok. Ora dobbiamo andare a chiudere nelle 3 catenelle e lo chiudiamo nel seguente modo. Tiro il cappietto un pochino in più così non mi si scioglie. Poi vado qui, vedete? Nella terza catenella faccio passare l'uncinetto, quindi sono da dietro, faccio passare l'uncinetto. Questo filo qui, che è il mio cappietto, lo devo far passare in pratica nella catenella di chiusura lavoro, vedete? È passato lì. Ok? Vedete, il filo è dietro, il cappietto è dietro. Ora taglio e ho chiuso così la mia lavorazione. L'ho chiusa da dietro. Taglio il filino, così facendo vedete non si vede lo scalino della chiusura. Voilà, vedete? Ed è chiusa. Quindi ora la mia mattonella ha acquistato qualche centimetro in più perché abbiamo fatto comunque un ulteriore giro e vi dico a quanto è, vedete?
siamo più o meno sui 15 centimetri, quindi per me è sufficiente perché la borsa, come vi dicevo, è 30 centimetri di larghezza. Questo significa che io ora andrò a cucire per ogni lato due mattonelle che si congiungono tra di loro. E poi, una volta cucito lato lato, così le mattonelle, 4 per ogni lato, andrò a cucire sulla parte invece del laterale destra e sinistra due mattonelle, ma lì poi andremo a lavorare un bordo un po' insieme. Comunque, se pensiamo allo schema della mattonella, è finito qui. Quindi è un progetto, come vedete, semplice, semplice, semplice. Per vedere poi come assembliamo la borsa, lo vediamo tra poco. Allora, come vi dicevo, io ho lavorato 4 mattonelle per la parte davanti, 4 mattonelle per la parte di dietro, 2 e 2 per i laterali, quindi siamo 4, 8, 12 mattonelle in totale che ora andrò a cucire tra di loro. Cucirò il primo pannello da 4, ma il processo, il procedimento è lo stesso avanti, per davanti e per dietro. Molto probabilmente per il laterale invece poi faremo una lavorazione aggiuntiva perché essendo un po' più largo il pannello laterale ho bisogno di qualche centimetro in più ancora, ma questo poi per i laterali lo vediamo dopo. Nel frattempo muniamoci di aghetto da lana. Ho uncinetto se vi piace cucire con la maglia bassissima e andremo a cucire la nostra lavorazione nel seguente modo. Allora, come prima cosa io ho tagliato un filo, vedete, dello stesso colore delle mattonelle e utilizzerò l'aghetto da lana per quanto riguarda me. Andrò a cucire quindi a zig zag la mia lavorazione per unire i pannelli. Porto di nuovo più vicina così riuscite a vedere il tutto. Allora, cosa andremo a fare? Quindi abbiamo detto dobbiamo andare a prendere punto per punto il nostro lavoro, ok? Io qui farò anche un nodino che poi dopo andremo a nascondere, tutte queste codine di chiusura, inizio lavorazione, le portiamo verso l'interno. Ecco qua, così da avere un po' più saldo il tutto. Fatto ciò, vi faccio vedere, voilà, siamo qui e quindi faremo così, vedete, destra, sinistra, e andiamo a cucire semplicemente. Poi, volendo, potete anche fare lo stesso tipo di lavoro, ma con l'uncinetto. Io preferisco fare questo tipo di chiusura perché mi rende un po' più invisibile. La chiusura stessa e mi piace di più, soprattutto quando la mattonella è già di suo un po' vistosa. Voilà. Quindi ora, diciamo che questo è il lavoro più paziente da fare, quello di chiudere le mattonelline. Allineatevele in modo che riuscite sempre ad averle belle, precise e allineate quando fate questo tipo di lavoro. Con la telecamera io vado anche un pochino più scomoda, quindi è un po' più difficile, però è un lavoro che si può fare tranquillamente. Ora continuate fino ad arrivare all'angolo e poi all'angolo lo chiuderemo insieme perché agganceremo le mattonelle di sopra con quelle di sotto. Vedete, semplice, semplice. Ok, continuate, ci vediamo tra poco. Allora, vedete, sono all'ultimo punto, ho agganciato tutti e due. Ora cosa faccio? Avvicino anche la parte, ecco qua, la parte superiore e ora vado ad aggiungere anche questi qua. Quindi prendo il punto, vedete, nella catenella centrale e me lo porto qui. Prendo il punto anche di qua nella catenella centrale e ritorno qui. 1 e 2, vedete? Così facendo vado ad unirmi le due estremità, poi ritorno su ovviamente. Tirate il filo e si uniscono tra di loro. Poi ritorno a girare e ritorno a lavorare sul laterale della mia lavorazione, quindi da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, come prima. Vedete?
Quindi in pratica nell'incrocio qui abbiamo preso tutti e quattro i punti e li abbiamo uniti tra di loro. Poi dopo ovviamente andremo a cucire il lungo qui, perché anche questo margine qua va cucito a destra e a sinistra. Allora, vedete, io ho raggiunto la fine, ho portato il filo sulla parte di dietro, questa è una codina di fine lavorazione, una di fine lavorazione, l'altra della cucitura, vado ad annodare così. Ho, diciamo, fissato un pochino in più il mio lavoro. Ora, stessa cosa l'andremo a fare qui, destra e sinistra, perché dobbiamo congiungere anche queste due parti, dobbiamo cucirle. E ora, stesso modo, allineiamo bene bene la nostra lavorazione. Filino, quindi ci tagliamo un'altra codina che ci permetterà di effettuare la cucitura e andiamo a cucire come abbiamo fatto prima, quindi centro, centro, voilà. Qua è la codina d'inizio, allora faccio al contrario, così riesco a mantenere. Dopo riesco a fare un nodino qua. Quindi destra, sinistra, faccio così. E prendo questo qua e questo dopo lo vado ad annodare, vedete? In modo che così ho fissato i due pannelli anche con un nodino di sicurezza. E voilà. Poi destra, sinistra, abbiamo detto di nuovo, si ripete lo stesso tipo di processo, quindi destra, sinistra. E cuciamo tutta la parte del nostro lavoro. Voilà. 1, 2. 1, 2. E ancora. 1, 2. E andiamo avanti per tutta la lunghezza. Ok? Quindi ora non ci resta altro che andare a cucire tutto il pannello uguale fino alla fine. Quindi ora andiamo un po' avanti, magari ci vediamo qui quando siamo all'incrocio, giusto per fare il passaggio insieme. Allora qui vedete nella parte centrale semplicemente vado anche qui da destra verso sinistra, poiché io l'ho agganciati già tutti e quattro quando ho lavorato l'incrocio nella parte sottostante. Quindi ora qui continuo a lavorare semplicemente da destra a sinistra, ok? Quindi allineati i due pannelli e poi cucite. E ora continuo per tutta la lunghezza. Ovviamente completate queste cuciture qui, poi ci toccherà cucire un altro gruppo da 4 e un altro gruppo da 2. Quindi andate avanti nelle cuciture e ci vediamo poi al lavoro un po' più avanzato per come andarla ad applicare sulla borsa e capire se dobbiamo ancora lavorare qualche margine prima di andarla ad applicare. Allora, io ho cucito, vedete, tutti i pannelli. Questi a due che vanno nei laterali e questi a quattro che vanno invece sulla parte anteriore e posteriore della mia borsetta. Vi dico anche un po' le misure della scocca così da potervi regolare. E ecco il metro. Abbiamo quindi in larghezza i nostri 30 centimetri, in altezza sempre 30. Abbiamo uno spessore, un fondo di 19 centimetri e un laterale di 19 centimetri. Questa borsa comprende già i manici che volendoli potete rivestire, che trovate comunque trovate un altro tutorial dove vi faccio vedere come rivestire questo tipo di manici, oppure semplicemente li potete tagliare. Io ho tagliato il manico lasciando 10 centimetri di stoffa e poi viene cucito qui direttamente sulla base con aghetto e filo, insomma, a mano e si cuce la parte del manico. Se vi piace cambiarlo e metterlo in bambù, c'è ancora uno spillo qui, vedete? Opla, di fissaggio. Ora, detto ciò, cosa ci tocca fare? Dovremmo andare a posizionare i pannelli sulla nostra borsa. Io per comodità li incollerò un po' con un po' di colla a caldo perché così si fissano e non si muovono. Ok? Quindi tenderò a fissarli prima con la colla a caldo, sia avanti che indietro, e poi dopo andrò
lavorare insomma il bordo unendo le parti. In più per la base dovremmo creare il fondo e questo lo facciamo insieme. Quindi ora primo step andiamo a fissare le nostre mattonelle alla borsa. Volendole cucire le potete anche cucire, però per quanto mi riguarda è più comodo dare prima un punto di colla a caldo dove abbiamo i punti pieni, così da mantenere fissa la lavorazione sulla borsa, anche perché così poi non tenderà a ballare. Ok, allora vedete, io ho posizionato la diciamo la lavorazione in modo dritta sulla mia borsa, cercando di mantenere quanto più dritto è possibile il lavoro, e ora vado a dare, vedete, qualche colpetto di colla a caldo qui dove ho il punto pieno. Così facendo tenderà a fissarsi bene bene sulla parte del lavoro. Magari anche qui al centro si può fare, perché anche qui abbiamo i punti pieni. Opla, scottata. Attenzione a non scottarvi, perché altrimenti fate come me che vi scottate. In pratica ora fissatevela e poi dopo andremo a lavorare. Prima di fissare i laterali li andremo un attimo a lavorare, perché quelli sono un po' più piccolini. Quindi colpo di colla a caldo, magari parte centrale del lavoro, vedete, e un po' sulla parte proprio del rosone centrale. Magari dove non ci sono le asoline vuote, così non vi passa attraverso la colla e non si vede. Qualche colpetto in modo da tenerla bella bella salda. Qua siamo sulla parte sempre centrale della nostra lavorazione. Tiratevi dentro ovviamente le codine, così avrete un altro lavoro fatto, quello di aver bloccato verso l'interno le vostre codine. Girate il pannello, opla! E andate a schiacciare, cercando di non scottarvi se riuscite. Voilà. E ora lascio raffreddare e poi faccio la stessa cosa anche con il mio secondo pannello. Pannelli laterali, vedete, ho lavorato soltanto un altro giro di maglia alta, una a destra e una a sinistra, perché così mi si allarga un pochino la mattonella, avendo uno spessore diverso rispetto alla parte centrale della lavorazione. Quindi come lavoreremo? In pratica andrò ad effettuare come prima un cappietto, così passo qui nel centro, tiro il filo e salgo con le mie 3 catenelle, quindi una, 2 e 3, e poi per ogni punto sottostante io vado a lavorarmi una maglia alta, tanto come base ce le abbiamo già, sono quelle della lavorazione precedente, e quindi io andrò a riempire semplicemente tutto il tratto con la mia maglia alta nel seguente modo, e questo lo farò a destra e a sinistra, vedete, della lavorazione. Io questo ovviamente lo faccio perché a me serve allargare la mattonella, se a voi non serve ovviamente potete tranquillamente evitarlo. Vedete? Quindi fate questo fino alla fine, fino a qua, e ci vediamo poi al lavoro ultimato. Io andrò ad applicare anche questa mattonella sulla scocca e poi vi faccio vedere come cuciremo tutti i bordi insieme. Allora, come potete vedere, io ho incollato tutte le parti, vedete qui serviva il righino in più perché altrimenti non sarebbe andata perfetta. Ora, per la parte di sotto qui è a discrezione vostra, in che senso? O lavorate altre 2 mattonelle e le incollate anche come fondo, oppure andrete a fare un rettangolo e lo andremo ad applicare qui come fondo, quindi significa che andremo a caricare tante catenelle quanto largo è il nostro fascione sottostante e poi andremo a lavorare semplicemente un rettangolo. Io credo che farò in questo modo anche perché la parte di sotto non si vede della borsa
quindi non la realizzo con le mattonelle, ma gli do questo fondo diverso, diciamo. Quindi ora cosa faccio? Mi preparo con l'uncinetto numero 4 per avviare le catenelle, così dopo avrò una solina un po' più larga, anche perché mi permetterà di cucire meglio il tutto. E poi il resto della lavorazione la svolgerò col 3,5. Andrò a caricare quindi i miei punti. Abbiamo detto col 4, sempre il nostro famoso cappietto. E andrò ad avviare tante catenelle quanto è larga la mia base. Ok? Allora, misuriamo, sono a 34 catenelle e coprono la mia base, ok? Ne lavoro altre due per poter girare la lavorazione, poi cambio uncinetto e vado a lavorare nella terza catenella, perché le ultime due rappresentano già una maglia di inizio lavoro, una mezza maglia alta. Perché voglio ora a questo punto una lavorazione un po' più compatta. Vedete, 2, 3, quindi per ogni punto sottostante andrò a lavorare una mezza maglia alta e vado così a coprire i miei 19 centimetri di larghezza per tutta la mia altezza. Quindi ora lavorate questo primo giro a maglia, mezza maglia alta. Ci vediamo non appena dovremo girare la nostra lavorazione. Quindi ricordatevi, carico il filo, punto, tiro e chiudo tutto insieme. Carico, punto, tiro e chiudo tutto insieme. Allora, ho completato, vedete, il primo giro, lavoro 3, 2 catenelle per girare la lavorazione e completo il secondo giro a mezza maglia alta. Ora, tutti i giri che andremo a fare fin quando non avremo raggiunto l'altezza che ci occorre saranno tutti a mezza maglia alta. Ok? Qui a questo punto potete decidere voi se voler lavorare a mezza maglia alta oppure a maglia bassa, dipende da come volete compatta la lavorazione. Io ho preferito la mezza maglia alta alla maglia alta perché la volevo un pochino, pochino più compatta. Ricordatevi che ogni volta che andiamo a girare la lavorazione, lavoreremo le nostre catenelle che rappresentano anche la prima maglia di inizio lavoro. Questo ci permetterà di avere un margine sempre dritto. Contatevi sempre i punti. Quanti punti avete iniziato, insomma, quanti ne avete avviati, dovranno sempre essere gli stessi ogni volta che andate avanti e indietro, perché a volte uno si distrae e poi viene fuori una lavorazione un po' a zig zag. Con margini non regolari. Siamo quasi alla fine, faremo anche questo secondo giro insieme e poi possiamo lavorare da soli. Dopo aver fatto questo pannello, possiamo dire che la borsa è finita, va solo cucita in tutti i lati, fatta la bordura superiore e completata poi. Voilà. Ok, ultimo punto nelle due catenelle qui, di inizio lavoro. Ecco qua, ora 2 catenelle per girare la lavorazione e si riparte. Ok? Ora completate tutti i giri che vi servono, quindi anche io andrò avanti per più di 30 cm perché ci ricordiamo che la larghezza è 30 cm, noi stiamo lavorando in questo caso dal basso verso l'alto e quindi saranno 30 cm di fascia da dover lavorare. Quindi andrò avanti e ci vediamo poi al lavoro un po' più avanzato. Allora, io ho lavorato, come vedete, il pannello delle stesse misure
della mia parte sottostante della borsa, vedete, copre perfettamente, quindi ho lavorato i 30 centimetri. Ora taglio il filo e poi vado ad incollare anche questa parte. Quindi tiriamo il filino, solito cappietto, e abbiamo chiuso anche la parte sottostante. Ora cosa andrò a fare? Andrò comunque a fare altre due piccole striscette, perché poi andrò a coprire anche questa parte qui, che mi va a coprire l'anello, la parte sottostante dell'anello del manico, perché non mi piace che poi si vede, anche se è tono su tono, ma che si vede questa. Poi, essendo che la devo regalare a Dina, deve essere perfetta, in modo che rifinita in tutti i suoi aspetti. Quindi ora creerò altre due striscioline che hanno la misura in pratica di questa fascetta, quindi fatele anche voi della dimensione che avete lasciato, quindi non so, 5 centimetri, 10 centimetri, e andremo poi ad incollarla sopra in modo che si copre perfettamente anche questa parte qui. Quindi sempre a mezza maglia alta lavoriamo poi due asoline e le incolleremo prima che andiamo poi a cucire tutta la parte, in modo che abbiamo fatto anche questo tipo di processo prima. Inoltre, ancora prima di chiudere il tutto, andiamo anche a fissare il bottone magnetico qui. Volendo potete mettere un bottoncino magnetico in modo che la borsa poi risulterà chiusa. Allora, ho lavorato anche le due striscette che andranno a coprire, come abbiamo detto, questa parte qui del manico. Inoltre, vedete qui ho inserito il bottone magnetico con le alette, così da avere anche una chiusura per la nostra borsetta. Le striscioline in pratica sono 6 punti e sono, vi dico la misura che ho realizzato io, 12 centimetri per larghezza di 3 centimetri. Ok, cosa ho fatto? Poi ho lasciato una godina un po' più lunga perché nel laterale la voglio andare poi a chiudere. Ovviamente la fisserò con un po' di colla anche qui sulla parte della base. E quest'altra parte della base con questa codina, vedete, sulle due parti qua davanti e dietro l'andrò a fissare con un punto di colla a caldo, mentre con la codina d'avanzo, che è questa qui, andrò a chiudere un po' il laterale a destra e il laterale a sinistra. Ok, magari chiudete prima e poi dopo incollate, questo poi spetta a voi, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Allora, vedete come si presenta il nostro bordino una volta cucito? Io l'ho cucito anche nei laterali con l'aghetto da lana, giusto per dargli un tocco di rifinitura in più, perché poi dopo, quando andremo a chiudere la borsa, vedete, sarà tutto un unico colore. Ora cosa ci tocca fare? Dovremmo andare ad unire le parti del dietro col davanti, la parte di sotto, il laterale destra col laterale sinistra, e così per tutto il perimetro. E lo facciamo nel seguente modo. Andiamo sempre a lavorare con il nostro uncinetto, quindi lo chiuderemo a punto bassissimo, come segue. Allora, avvio nelle due maglie un cappietto, vedete? Poi dopo tutte queste godine le andremo tranquillamente a nascondere. Voilà. Opla. Uno e due. E questo tiriamo qui. Ok, eccolo qua. Poi punto di destra con punto di sinistra, tiro e chiudo. Destra, sinistra, tiro e chiudo. Lo faccio vedere un po' più da vicino per farvi vedere meglio. Vedete? È semplicemente il punto bassissimo che ci aiuterà poi a congiungere, ecco, le due parti. Ok, le due estremità. Ora fate questo per tutto il perimetro, quindi andremo a cucire tutto il perimetro della borsa a punto bassissimo, e poi ci vediamo dopo, perché poi per la parte superiore comunque faremo un bordo di finitura. E voilà. Vedete? Vado piano piano così riuscite a vedere. Ok. Ops. Eccolo qua. Vedete? Così nasce poi il bordo di finitura. Ovviamente poi dopo lo andremo ad aggiustare, incollare sopra, e quindi qui viene bello, perfetto e allineato. Ora continuate e ci vediamo poi dopo. Allora, vedete come si presenta la cucitura
sui laterali. Un consiglio che vi do: quando arrivate nell'angolo, prendete tutti e tre i lembi per poter cucire, come un po' abbiamo fatto qui al centro, così vi è più agevolata la cucitura. Quindi, detto ciò, una volta che abbiamo cucito tutti i lati, vedete da destra a sinistra, quindi fatte tutte le nostre cuciture, ora andremo a fare un piccolo bordo di finitura che renderà un po' più carina, diciamo, un po' più finita la nostra borsa. Qui potreste fare o un punto gambero, se vi piace, o un punto ventaglietto per renderla ancora un pochino più vaporosa. Io la andrò a lavorare ora nel seguente modo. Posizionatevi sempre con la borsa, quando andate a lavorare, il punto, che sia sulla parte a dritto del lavoro, così il punto vi viene bene verso l'esterno. Quindi io aggancerò ora con sempre il nostro uncinetto 3,5, il nostro filato. Andrò a lavorare il seguente punto. Tiro il cappietto, do sempre una catenella d'aggancio del mio lavoro, vedete? Vado un po' più vicino, magari riuscite a vedere un po' meglio. Voilà. E ora, punto successivo, qui vado a lavorare una maglia bassa, 3 mezze maglie alte, quindi una, due, e tre. Poi scendo con un punto bassissimo nella stessa solina. Vedete? E viene così questo punto un po' più rifinito. Salto 2 punti, punto successivo, vado qui, maglia bassa, 3 mezze maglie alte. Quindi una, due, tre, e scendo poi con un punto bassissimo. E voilà, fatto anche il secondo. Ed è tipo un punto, tipo un petalino di un fiore. Quindi poi salto uno, salto due, vado qui, di nuovo maglia bassa, 3 mezze maglie alte. Quindi una, due, tre, scendo con un punto bassissimo. E ora farò questo bordo per tutto il perimetro della mia borsa, compreso i laterali. Ok? Fate questo e poi dopo ci vediamo per chiudere definitivamente la nostra borsetta. Ricordatevi di saltare 2 punti, quindi 1 e 2. Vado nel terzo punto, vedete qui, lavoro maglia bassa, 3 mezze maglie alte. Quindi una, due e tre. E poi scendo giù con un punto bassissimo e chiudo. Ok? E questo è il punto di decoro che io farò per tutta la borsa. Allora, ci vediamo dopo al lavoro più avanzato. Allora, vedete come si presenta il bordino? Con questo po' un po' di ondulato, diciamo, verso la fine. Io ho fatto tutto il perimetro. Ora, cosa ci tocca fare? Oltre a nascondere tutte le codine, magari le tirate verso l'interno, io darò ancora un ultimo colpo di colla a caldo sul bordo, così da lasciare soltanto il bordino esterno, e il lavoro è terminato. Che dire, a me questa borsa piace tantissima, è nata per Dina e quindi spero che le piaccia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e come sempre vi invito a condividere i nostri tutorial se vi sono piaciute, a mettere un pollicino su, a visitare il nostro sito www.handyandmade.it per acquistare tutti i materiali per poterla realizzare e come sempre ci vediamo poi al prossimo progetto creativo. Grazie per l'attenzione, a presto!